ripristinare il minimo tariffario che fu tolto con la politica della concorrenza di Bersani e che ha portato uno squilibrio fra i poteri forti che determinano le convenzioni a vantaggio della categoria degli avvocati e l'attività professionale. E questo è uno dei punti su cui si basa la proposta di legge sull'equo compenso per i professionisti presentata stamattina alla Scuola Forense di Taranto dal suo promotore, l'onorevole Gianfranco Chiarelli, componente della Commissione Giustizia della Camera. La categoria degli avvocati, sostiene Chiarelli, è quella più esposta alle decurtazioni in assenza di un parametro minimo e l'intera categoria è in sofferenza. Numerosissime, infatti, le cancellazioni dall'ordine. Ci sono tantissime cancellazioni dall'albo della categoria degli avvocati e vi è sostanzialmente una situazione di imbarazzo su alcune proposte che i gruppi importanti fanno alla categoria, per cui ritengo che sia indispensabile una levata di scudi per ripristinare uno status che peraltro è previsto anche dalla Costituzione, l'equo compenso per la retribuzione, e non riesco a comprendere come ancora il governo non recepisca questa necessità. Dopo Bersani è avvenuta un livellamento verso il basso dei compensi dei professionisti in favore di chi? In favore delle vere lobby, assicurazioni e banche, i quali hanno tagliato drasticamente in ossequio a questo principio sulla libera concorrenza, che alla fine non è libera concorrenza, è falsa concorrenza diretta a favorire determinate lobby e in danno di un ceto medio che oramai è sotto gli occhi di tutti in grossa difficoltà. All'incontro era presente anche l'avvocato Paola Donvito, presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Scuola Forense.